Certo che forse, probabilmente l'abbiamo conquistata, ma Gabber e Luporini già negli anni 70 si domandano e ci chiedono qual è la libertà vera? Qual è la libertà per cui stiamo combattendo? Sono molto contento di essere il primo artista, giornalista, interprete che sale sul palco di questo splendido festival che ha già un nome molto bello e molto gabberiano, il Luogo del Pensiero. Il Luogo del Pensiero è uno dei brani monologhi più importanti del Gabber anni 90. Poi siamo a Viareggio. Viareggio è stata la seconda casa, per certi versi la prima, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, di Giorgio Gabber, e quindi è una grande emozione. Ha preso il via a Viareggio con lo spettacolo di Andrea Scanzi in Piazza Mazzini, il Festival Gabber, che da quest'anno diventa un progetto nuovo che si chiama Il Luogo del Pensiero e che la Fondazione Giorgio Gabber di Milano ha proposto al Comune, così come ha spiegato il presidente della Fondazione. Non c'era modo migliore per noi per ricordare Gabber nel ventennale della scomparsa che tornare qui a Viareggio, che è la casa dove è nata, la casa ideale dove è nato il Teatro Canzone di Sandro Luporini, di Giorgio Gabber, e dove è iniziata anche l'avventura della Fondazione Gabber con il Festival alla Cittadella. A Viareggio Andrea Scanzi ha portato lo spettacolo multimediale e pensare che c'era Giorgio Gabber. Perché la miniera, lo scrigno di Gabber e Luporini è enorme e non finisci mai di scoprire cose nuove. Non ci si annoia mai di raccontare Giorgio Gabber. Non diventa mai routine, perché Giorgio Gabber è sempre stato un artista che ci ha regalato continue ispirazioni, rivoluzioni, intuizioni, utopie, schiaffi, cazzotti, rabbia, gioia, e quindi lui è stato veramente l'interprete perfetto del Luogo del Pensiero, perché il Luogo del Pensiero era Giorgio Gabber insieme a Sandro Luporini. Soddisfazione è stata espressa anche dall'amministrazione comunale nelle parole dell'assessore alla cultura, che ricorda i prossimi appuntamenti. L'omaggio a Giorgio Gabber con Andrea Scanzi sul palco, proseguiamo con il premio Viareggio e la musica, per cui su questo palco davvero ci saranno tutti i protagonisti della grande cultura cittadina. Scherzo, sono polemico e violento, non ho nessun rispetto per la democrazia e parlo molto male di prostitute e detenuti, da quanto mi fa schifo chi ne fa dei miti, di quelli che diranno che sono qualunquista, non me ne frega niente.